O togli, alleluia, togli ciò che è male dalla tua vita, è vero? Togli ciò che è male, Dio te lo sta dicendo, devi togliere, non sta scendendo la pioggia, alla mia parola, voglia tu, puoi andare dove tu vuoi, alleluia, dove tu vuoi, nascondo, mostra il forte della festa di Cosme e Damiano, molto nascondo, pastore, ma se va tu mio marito, mi metti nella macchina, aspettare, dove vai? Hai fatto un patto con Dio, non nascondere il peccato, perché già tanti altri peccati erano venuti a galla, che avevano fatto delle determinate cose, andando a feste, onomastici altri, dove non si onorava Dio, e Dio l'ha fatto venire a galla. Poi ci sono persone che di soppiatto, di nascosto, vogliono fare queste cose, e sanno che così stanno disonorando il Signore. Attenzione a non disonorare Dio, che Dio ti sta vedendo. E che tu nascondi al pastore, che tu nascondi agli altri, che tu nascondi e li tieni sotto, nascosto, senza dire niente, sappi che Dio lo sa. Sappi che Dio ti conosce. Davanti a Dio, se lui è scoperto, tu davanti a Dio non puoi nascondere i tuoi peccati. È meglio che li togli adesso, altrimenti cadrai sotto al giudizio di Dio. È meglio che dici la verità, è meglio che conversi, perché il Signore conversati fa gli uni agli altri, affinché non siate giudicati, affinché siate guariti. E inoltre fare il sottorifugio con il Signore, perché non v'è nulla di nascosto che non ha. Vedrai come ti manifesterà il Signore. E Draco dirà, ecco quel peccato che avevi. Se tu non lo confessi, il Dio bloccherà la tua prosperità. Il Dio bloccherà di scendere la benedizione. Finché tu non lo dirai. Finché dirai, io mi voglio la vedere, pastore. Io mi voglio la vedere, Dio. Io voglio togliere questa malvagità del cuore. Io voglio togliere questa bugia. Sì, pastore, sto vivendo con la menzogna. Sto vivendo non veramente correttamente nelle mani di Dio. Non ti metto a combattere contro Dio. Perché finché non lo troverai, arriva al punto che Dio disse: scenderemo a Sodoma e Gomorra. E se questi sono perversi, non si ravvedono, io distruggerò quelle città, Sodoma e Gomorra. Mandò gli angeli suoi, questi perversi di uomo, volevano abusare perfino degli angeli, non vollero ravvedersi, non vogliono tornare. Dio gli diede l'ultima tocca, come a Dio. Io ti voglio salvare, io ti voglio risparmiare. L'unico che fu risparmiato fu Lot, che Lot dice aveva ancora nel suo cuore. Ti vuole risparmiare Dio. Vedi che ti vuole risparmiare Dio. Vedi che Dio vuole avere pietà di te. Che fai stasera? Rimani ancora con quel peccato nascosto? Che fai che rimani ancora con quelle situazioni? Che fai stasera? Alleluia. Non hai capito che quel peccato nascosto non lo puoi nascondere, Dio lo sta vedendo e ti sta dicendo: questa è autorità della parola. Attenzione che è la parola, Dio non la manda a vuoto, ma la manda ciò per cui deve essere fatta, la manda a mo' di pioggia per produrre il frutto e la manda anche a pro di giudizio se non viene ascoltata. Questa parola è motivo di vita se viene ascoltata e creduta, è motivo di morte. Molti prendono quella leggera, vuole dire di me parlare, molti prendono quella leggera, però ascolta, se tu obbedisci e ti penti e ti togli quella cosa che non va davanti a Dio, allora scenderà la pioggia. Do you understand?